Conosci la storia di Hachiko? Si tratta di un esempio perfetto dell'amore infinito che un cane può sentire per il proprio umano. Ed è una storia che farà scendere una lacrimuccia anche ai più duri. Se non conosci ancora la storia di Hachiko, il cane fedele, non perderti questo video di Animalpedia e lasciati intenerire dall'Akita più famoso del mondo. La vita con il professore. Hachiko era un Akita e nacque nel 1923 nella prefettura di Akita. Un anno dopo venne regalato alla figlia di un professore di ingegneria agraria dell'Università di Tokyo. Quando il professore, Hidesaburo Ueno, lo vide per la prima volta, si accorse del fatto che aveva le zampe leggermente storte, che assomigliavano al kanji che rappresenta il numero 8, che in giapponese si pronuncia Hachi. Per questo motivo decise di chiamarlo Hachiko. Quando la figlia di Ueno si sposò, andò a vivere con il marito e decise di lasciare il cane. Il professore gli si era affezionato a tal punto che decise di tenerlo piuttosto che regalarlo. Ueno prendeva il treno tutti i giorni per andare a lavorare all'università e Hachiko divenne il suo fedele accompagnatore. Tutte le mattine lo accompagnava alla stazione di Shibuya e lo andava a riprendere anche quando tornava dal lavoro. La morte del professore. Un giorno, mentre faceva lezione, Ueno ebbe un arresto cardiaco che lo uccise, ma Hachiko continuò ad aspettarlo a Shibuya. Giorno dopo giorno, Hachiko andava in stazione e aspettava per ore il suo padrone, cercandolo fra tutte le persone che passavano per la stazione. I giorni divennero mesi, e i mesi, anni. Hachiko aspettò fedelmente il suo padrone per 9 lunghi anni, ogni giorno, con pioggia, sole e persino neve. Gli abitanti del quartiere di Shibuya ormai conoscevano Hachiko e nei 9 anni in cui continuò a recarsi in stazione si presero cura di lui, dandogli da mangiare e dandogli affetto e carezze. Questa fedeltà sconfinata gli fece guadagnare il soprannome di cane fedele. La lealtà di Hachiko suscitò talmente tanta tenerezza e ammirazione che nel 1934 venne costruita una statua in suo onore di fronte alla stazione, nel punto esatto in cui il cane aspettava il padrone. La morte di Hachiko. L'8 marzo 1935 Hachiko venne trovato morto ai piedi della sua statua. Morì di vecchiaia esattamente nel punto in cui aveva atteso il ritorno del suo padrone per 9 anni. Il cane venne sepolto insieme al padrone nel cimitero di Aoyama a Tokyo. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale vennero fuse tutte le statue di bronzo per fabbricare armi, comprese quella di Hachiko. Tuttavia, pochi anni dopo, venne creata una società con l'obiettivo di costruire una nuova statua del cane e rimetterla nello stesso posto. Il compito venne assegnato a Takeshi Ando, il figlio dello scultore che realizzò la statua originale. Oggi la statua di Hachiko è nello stesso posto, di fronte alla stazione di Shibuya, e l'8 aprile di ogni anno viene commemorata la sua fedeltà. Dopo tutti questi anni, la storia di Hachiko, il cane fedele, è ancora viva e conosciuta grazie alla dimostrazione di amore, lealtà e amore incondizionato che riuscì a commuovere e continua a commuovere il mondo intero. Cosa ne pensi di questa storia? La conoscevi già? La storia di Hachiko ha toccato il cuore di una popolazione intera e continua a farlo ancora oggi. Se vuoi conoscere altri cani che hanno fatto la storia, ti lasciamo un video in cui ti raccontiamo di Smokey, la cagnolina, che divenne un'eroina. Alla prossima!